Salve, quest'oggi siamo in compagnia del dottore Beppe Cittadini e gli altri, ma per riunificare l'Italia, perché è pericolosamente divisa e si va dividendo anche culturalmente, soprattutto psicologicamente. Certo, ci saranno momenti di asprezza, un po' di mazzate, ecco, detto così, voleranno. Ecco, insomma, un po' di lavoro alla pancia ci sarà, ma questo è, aggiungo una cosa importante. Uno degli ispiratori, questa è una cosa seria, di questa operazione si chiama il professor Ruffolo. È un grande economista storico, un uomo di grande classe, un riformista leggero, laburista di grande classe. Lui nell'ultimo capitolo del libro L'Italia paese troppo lungo, uscito l'anno scorso, ci ha dedicato, posso dire, da allievo, che almeno ama il maestro, so che sono stimato per mia fortuna, ci ha scritto una sorta di riforma costituzionale, perché doveva farlo un uomo autorevole, non lo poteva fare un guerriero pesante, gliel'abbiamo chiesto in ginocchio. E lui ha scritto: bisogna far lavorare insieme le 8 regioni del sud, fare una macro regione, quasi un mini stato, che è il punto di riequilibrio per costruire una vera repubblica federalista unitaria. Sto parlando di una proposta di riforma costituzionale elaborata da uno dei più grandi geni della cultura politica italiana. Quindi, per quanto riguarda la politica economica, noi pensiamo, al contrario delle sciocchezze scritte l'anno scorso sui giornali, sul Partito del Sud, noi siamo e vogliamo essere innanzitutto il partito dello sviluppo sostenibile, il partito della coalizione dello sviluppo, il partito delle partite IVA del Sud, quindi gli agricoltori in crisi, gli artigiani, i commercianti, gli operatori turistici e poi tutti i creativi, a partire dagli uomini e delle donne eroici dei mass media, di frontiera, come voi. Quindi i creativi, intendo proprio i giornalisti, i saggisti, gli artisti. Quindi non è un caso che stiamo parlando una cosa di Fiore facciano parte già sul nascere del Partito del Sud. Tant'è che io dico questo, tutti questi amici di tutta Italia ci hanno onorato di un'offerta che abbiamo accettato ben volentieri il 13 e il 14 di novembre 2010 qui a Palermo, nei grandi teatri. Faremo, adesso al di là della definizione, una grande assemblea, un momento costituente di grande classe, l'abbiamo chiamato un po' pomposamente, ma insomma farci coraggio, gli Stati Generali del Sud, ci saranno 4 sedute, il 13 mattina si presenteranno gli uomini, per dire uno degli ultimi aderenti, perché non dire è buonissimo, e lui è stato un grande sindacalista nell'arma, l'ex onorevole Pappalardo Antonio, che ci sta molto aiutando anche in questi settori, perché insomma adesso ho fatto questo piccolo atto di propaganda ma anche di omaggio a questo vecchio amico che negli anni 70 è stato uno dei più grandi sindacalisti italiani, costruendo il COCER, il sindacato dei carabinieri, è stata una grande operazione democratica. Quindi il 13 mattina noi ci presenteremo, io stesso con la relazione, come nuovo segretario Uccio, insomma allenato, Antonio Ciano, il papà di questa cosa, Raimondo, il sindaco di Gaeta, primo aprile sarà un intervento fondamentale, aspettiamo anche quello di Fiore, come vedete colleghi anche vostri che sono costretti a diventare saggisti, insomma, voi fate un lavoro più eroico in frontiera, secondo me, ma chissà, anche di voi, essendo alcuni di voi giovani nella piena maturità, toccherà questo lavoro nei prossimi anni. Prendiamo come un atto di buon auspicio. Poi interverrà Pippo Callico, già gigante buono della Calabria, interverrà dalla posizione nel ruolo di sindaco Michele Emiliano, come vedete è mescolata la partita. Nel pomeriggio faremo le commissioni, si formalizza il movimento giovanile, ci sarà una mega assemblea dei contadini di tutto il sud, del movimento Terre Unite, per affrontare soprattutto un tema, quello della commercializzazione dei prodotti, nel senso che sfideremo il sistema e noi stessi nel fare una rete di consorzi, diciamo, si chiamano consorzi etici tra produttori e consumatori, per chiudere la filiera e evitare l'intermediazione, perché questa, diciamo, ridà un po' di reddito ai produttori e diminuisce un pochino i costi dei prodotti, diciamo, per i consumatori che siamo noi stessi. Quindi stiamo parlando di cose del genere. Ci sarà anche un grande seminario con i massimi esperti italiani sull'acqua e i rifiuti, vogliamo qui anche vedere un po' la parlare cosa. Oggi di rifiuti in Sicilia è decisamente arduo, ma anche come dire,
non solo difficile, ma sicuramente ci vuole grande coraggio, sì, perché la situazione dei rifiuti è assai delicata. Le ultime vicende, insomma, sono note a tutti. Sì, è una situazione, diciamo, delicata per i cittadini, confusa per l'opinione pubblica e secondo me drammatica per i vari livelli di governo. Lo dico sinceramente, che noi, senza fare, diciamo, i professori, faremo questa seduta, abbiamo chiamato i massimi esperti italiani per fare una discussione che dovremo fare anche in Sicilia e cosa rifare a Napoli, che sapete dalla cronaca c'è una situazione luciferina abbastanza importante. Sicuramente molto calda, forse più della nostra. Sì, ma io sono anche spaventato dall'effetto, come dire, di immagine di tutto il sud, diciamo, ragiono da papà meridionale, insomma, ecco. Quindi questo, se permette, me lo posso permettere, io sono di nascita Abruzzo Molisano, ho studiato a Roma, sono 20 anni qui, perché io credo che con moglie e figlie siciliana, l'avevo promessa a me stesso, mi sono fatto siciliano perché penso che la chiave di lettura della questione italiana, della questione che sia in Sicilia. Io ho detto, se riusciamo a trovare un percorso di innovazione in Sicilia, io sono convinto che qua là in Sicilia c'è più innovazione di quanto sia. Ho una lettura un po' complessa della situazione siciliana, io penso che questa sia la grande piattaforma per rinnovare il sud e per dare un contributo a non sfasciare definitivamente l'unità italiana. In una fase di, globalizzazione avere uno Stato debole è pericoloso. Dove vanno anche quelli del nord? Farebbero un Belgio a pezzi. Ecco. Volendo riepilogare quelli che sono i punti programmatici del Partito del Sud, che sicuramente verranno illustrati durante la convention del 13 e 14, però vogliamo anticipare ai nostri telespettatori, sì, anche perché tutti quanti siamo curiosi di, sì, conoscerli. Sì, sì, sì. Intanto poi parto dalla premessa banale, perché senza lo strumento non si fa nulla. Noi puntiamo innanzitutto, lo dico con umiltà e con tenacia, a una grande auto rappresentanza politica molto autonomistica del Mezzogiorno, almeno per un periodo. Cioè, il Mezzogiorno deve avere qui purtroppo una cosa come la Lega, però non divisionista, per riunificare l'Italia. E Lega e anti-Lega, insomma, è soprattutto anti-Lega in questo tempo, che è per l'unità. Ecco, quindi adesso ci dobbiamo fare lo sforzo di mobilitare alcuni milioni di elettorato. Ma io penso a tutti, il 40% della gente non va più a votare, ci sarà pure qualche motivo, c'è spazio per tutti. Forse si è solo scacciata. Esatto. Anche perché noi, cioè, nelle nostre liste prossime, diciamo senza disprezzo, non ci saranno vecchi politici, saranno tutti figure nuove, una regola che abbiamo adottato anche formale, purtroppo. Qua, quindi non c'è la possibilità qualcuno che abbandoni un partito entri a far parte del Partito del Sud? Al massimo abbiamo già stabilito, poi in un regolamento che approveremo il 14 sera, che per i sindaci questo problema non c'è. Casi può capitare un vecchio deputato con un antico saggio della prima repubblica non riutilizzabile come papà, ma insomma la gente contemporanea, anche gli amici no, ma se non è per disprezzo, è per mandare un messaggio. Si ritorna un po' al sistema di gestione dell'antica Grecia, il saggio, sì, che può dare la prosa, non è casuale. Stiamo inaugurando questo messaggio e questa trasmissione. La saggezza degli antichi. Se Dio c'ha, esatto. Dopodiché, l'altro punto è la difesa dei prodotti del sud, la difesa culturale, politica, tecnica, militare, nel senso che i porti e gli aeroporti vanno contro. Per evitare l'ingresso dei prodotti che provengono da altre nazioni, addirittura nemmeno dall'internand nazionale. Faremo una battaglia aeroporto per aeroporto, dovranno controllare. Quindi molto semplice, sono abituato a chi mi conosce da ragazzi, che sono abituato da saggio. Questo non potrebbe intaccare un po' i rapporti internazionali con gli altri governi? Con gli altri governi, coloro i quali, insomma, permettono l'importazione e l'esportazione. Ah sì, sì, no, ma questo è sicuro, ma ci saranno giochi complicati che sveleremo, poi verranno fuori come le ciliegie. Il terzo punto è molto banale, parto da qui. Noi, le 8 regioni del sud non possono più lavorare separate, devono lavorare come un ministero, come dice il professor Rutte, per così avere questa benedizione, nel senso che le strade, autostrade, gli aeroporti, tutta la logistica va decisa in una sorta di microstato del sud, perché ogni regione va per conto suo, quindi è colpa nostra se poi perdiamo e ci accoppano. Quindi quarto, a questo punto rivolgiamo la spesa che tocca al Mezzogiorno.
erano stanziate 64 miliardi per il fondo delle aree sotto i famosi fondi FAS. Ecco, di questi fondi FAS alle 8 regioni del sud fino ad oggi non è arrivato nessuno. Come mai? Perché il nord è troppo forte, perché c'è una crisi finanziaria, il nord è troppo forte, le poche risorse se ne prendono. La crisi finanziaria fa in modo che questa piccola cassa del mezzogiorno detta FAS viene usata come bancomat per tamponare la crisi della finanza pubblica. Io lo capisco, ma non accetto. Cioè, i soldi del FAS sono stati usati al nord, è una cosa anche vergognosa. Però noi rimaniamo un'area sottosviluppata. Esatto, esatto. Chi ci ascolta forse non riesce a comprendere bene. No, non riesce a capire. I soldi vanno al nord e noi che facciamo? Esatto. Guardiamo. In più, per fare questa operazione, ecco, dico l'ultima cosa veramente, c'è bisogno di un grande scatto identitario. E quindi c'è bisogno, purtroppo, anche se fa male, rivedere la storia. Perciò sono importanti questi libri. Allora io lo voglio dire così, io ho dovuto fare un lavoro di autoformazione storica molto triste, perché negli anni qualcosa non capiva, mi sono messa a studiare come ha fatto Pino Aprile ad altri, di cosa sono scimunito completo, poi c'è qualcosa che non va. A furia di studiare, comparando tutte le fonti, cosa ho scoperto? Cioè scoprirla a questa età è un po' triste, che l'unificazione nord-sud nel 1860 è stata una conquista militare, ormai lo dico. Che ci sono stati 10 anni di Stato d'assedio dei nostri tesori, che certo non potevano amare lo Stato e concepire un grande amore dello Stato anche nelle gente. Ci sono stati il brigandaggio dagli storici tutti, oggi viene ritenuto guerra civile, hanno chiuso tutte le banche del sud, si sono portati il tesoro di cera, gli investimenti sono stati fatti tutto al nord per le ferrovie, perché le guerre si sono fatte al nord, compresa la prima guerra mondiale, 25 milioni di emigranti in 3 ondate, quindi quando noi siamo arrivati al 1950, dopo 90 anni di unità, il sud era massacrato, non abbiamo recuperato. C'è stato un periodo buono della cassa del mezzogiorno, 15 anni, e poi tutto degradato, anche nel clientelismo, hanno responsabilità spaventose le classi dirigenti del sud, che sono state servili e accattoni, cioè servi di scarsa consistenza, la gran parte poi sono state figure. Pure signorili di grande classe, cioè, la Maffa era meridionale, Moro era meridionale, Berlinguer era meridionale, insomma stiamo parlando per non dire grandi personaggi siciliani, cioè, sono i titani di questa storia in Italia, da Sturzo a Napoleone Colaiano. Gli ultimi due sono tra i più grandi meridionalisti federalisti. Quindi poi è arrivata la globalizzazione, l'Unione Europea, il leghismo e siamo arrivati. Perciò c'è bisogno di questa rivoluzione neomeridionalista con un federalismo unitario sul modello tedesco. Quindi questa è la grande operazione che noi facciamo per onorare la nostra storia, per onorare tutti gli eroi, compresi voi, le piccole e grandi televisioni del sud. Io spero che diventerete potenti, che possiate fare più là grandi quotidiani come Sogna Primo Aprile, è chiaro, e per i figli. Io non voglio che ogni anno 700.000 figli, sono padre, adesso sono più ragazzo scatenato, che fingeva di essere negli anni 90, ecco, non possiamo più permettere che 700.000 figlioli all'anno se ne vanno via, tra i più bisognosi e i più bravi. Figli che noi formiamo, diplomati e laureati, che ogni anno noi regaliamo al nord 10 miliardi di figli formati. 10 miliardi di euro, altro che non c'è la missione del carattere. Quindi come vedete queste cose non credo che le abbiate sentite molto quando sono stati annunciati i fin di più.